Bene, ci siamo dentro la notizia, il nuovo appuntamento con l'approfondimento delle notizie di TG Melito in onda su Telemelito e Telebova Marina. Quindi bentrovati a tutti quanti. Oggi cominciamo parlando di diritti, perché è stata indetta dal Forum Territoriale del Terzo Settore dell'Area Grecanica, insieme al Forum sempre del Terzo Settore, ma quello provinciale, una conferenza stampa a Melito Porto Salvo. Per parlare del bando di gara relativo al servizio di assistenza domiciliare e inclusione sociale rivolto ai disabili gravi, anziani e persone non autosufficienti, quello che è stato prorogato al 29 settembre, ma che però non ha ottenuto le modifiche che sono state richieste proprio dal forum del terzo settore. Ma andiamo al punto. Il forum rileva che in ordine alle motivazioni della proroga esse sono da ricondursi esclusivamente a cause tecniche in ordine al CIG, senza tenere assolutamente conto però delle precise istanze più volte espresse alle istituzioni preposte e comunicate agli organi di stampa. Quindi il comune di Melito Porto Salvo ha indetto questo bando di gara senza ascoltare il forum del terzo settore, che per intenderci, per chi non conosce questo ente, è come se fosse un sindacato, rappresenta gli enti, le cooperative, le associazioni di volontariato che operano all'interno del terzo settore. E quindi il bando di gara è stato pubblicato 16 mesi dopo quello precedente del 2012, quindi dopo l'interruzione del servizio. Assurge rilievo formale la rassicurazione, scusate, del comune capofila che le istanze del forum relative alla durata del servizio e al numero degli utenti saranno garantite ipso facto a dispetto di quanto scritto nel disciplinare e nel bando di gara. Passa assolutamente in secondo ordine che il forum viene esclusivamente inteso quale fastidiosa controparte, tanto da non attivare nessun percorso di concertazione, anzi invitare altre legittimate parti sociali alla conferenza dei sindaci dell'11 settembre scorso, escludendo la nostra organizzazione, quindi quella del terzo settore, come si legge dal comunicato stampa rilasciato nella mattinata di oggi, come essa fosse l'ostacolo da neutralizzare di concerto con la rete sociale ed istituzionale. Come ascolteremo tra qualche secondo, questo bando insomma spinge chi partecipa per assicurare questo servizio per 24 mesi, ma con i fondi soltanto per 12, e quindi non vengono rispettati i minimi tabellari imposti dal Ministero del Lavoro, e quindi il servizio sicuramente non sarà quello che dovrà essere dato e che deve essere dato secondo i criteri di legge. Ma ascoltiamo l'integrale della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina insieme al portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore dell'Area Grecanica, Mario Alberti, e quello del Forum Provinciale, Luciano Squillaci. Grazie agli amici della stampa e benvenuti nella sede del Forum Territoriale dell'Area Grecanica. Io sono Mario Alberti, il portavoce del Forum Territoriale del Distretto di Melito, che racchiude i 9 comuni del Distretto di Melito. Insieme a me c'è Luciano Squillaci, che è il portavoce provinciale del Forum del Terzo Settore. Noi abbiamo ritenuto opportuno incontrare la stampa in merito alla querela che in qualche modo avete, diciamo, conoscete e avete anche scritto negli ultimi tempi, ovvero il bando del servizio domiciliare per persone non autosufficienti emesso dal Comune di Melito, ma che riguarda tutti i comuni del distretto sociosanitario comunale. Prendiamo atto e comunichiamo che la posizione del forum, oltre ad essere uguale, non ha trovato, diciamo, riscontro, le nostre istanze non hanno trovato riscontro presso il Comune Capofila, il Comune di Melito. Da un'ultima conferenza dei sindaci che si è tenuta giovedì scorso, giovedì scorso, pare non siano uscite indicazioni tali da poter rettificare questo bando. Ripeto, noi chiedevamo la rettifica di questo bando perché è un bando che non è sostenibile, e quando un bando per persone non autosufficienti non è sostenibile sotto il profilo economico, della durata, della strutturazione complessiva, non è sostenibile chiaramente sotto il profilo proprio del beneficio delle persone, dei destinatari. La conferenza dei sindaci pare non abbia portato, diciamo, alla decisione di rettificare questo bando, anzi è arrivata addirittura un input rispetto alla necessità di iniziare il prima possibile, cosa che per noi è paradossale perché questo bando è stato emesso ben 16 mesi dopo la sospensione del precedente servizio. Dobbiamo anche dire
e questo è anche uno dei motivi per cui noi diciamo, abbiamo deciso di incontrarvi, che non accettiamo che strisci assolutamente la notizia o il fumus che il forum del terzo settore difende gli interessi corporativi. Il forum del terzo settore difende esclusivamente i diritti degli utenti e delle persone fragili, che prendiamo anche atto, evidentemente non sono ben tutelati, perché se un servizio domiciliare impiega per arrivare a un bando si impiegano addirittura 16 mesi, allora a questo punto noi ci chiediamo che fine stanno facendo le politiche sociali. Tornando all'argomento, l'argomento principale, riteniamo, noi non cediamo alla nostra posizione, non riteniamo che questo bando vada rettificato, e addirittura per rendere ancora la cosa più fruibile da parte sia dei media convenuti che anche del cittadino, perché per noi la comunicazione e la trasparenza sono di primaria importanza, il comune di Villa San Giovanni ha emesso lo stesso bando per persone non sufficienti, impiegando addirittura 585.000 euro come risorse a fronte di 406.000 euro impiegate dal comune, dal distretto di Melito, ma immaginando un servizio della durata di un anno e immaginando un servizio rivolto a 125 utenti. Il comune di Melito invece ha emesso un bando rivolto a 180 utenti della durata di 2 anni. Facendo semplicemente i paragoni tra questi due bandi ci rendiamo conto di come è insostenibile il bando emesso dal comune. L'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo più volte, la difficoltà di rispettare i minimi tabellari, anzi l'impossibilità di rispettare i minimi tabellari è acclarata. Su questo noi non recediamo, perché i diritti sono i diritti di tutti, sono i diritti dell'utente, i diritti del lavoratore. Ricordiamo che da ben 16 mesi le donne in difficoltà, le fasce fragili della popolazione che svolgevano il servizio sono ancora in attesa di un lavoro, e rigettiamo ogni ipotesi di difesa corporativa, quindi diffidiamo chiunque da dire questo, perché non è assolutamente vero. Le nostre storie, il nostro impegno, diciamo, lo testimonia da anni, anche sull'argomento credo che ci sia ben posto. A questo punto io lavorerei così, passerei la parola a Luciano Squillaci, che è il portavoce del forum provinciale, perché questo, il problema dei diritti non è un problema di territorio, è un problema molto più esteso, è un problema di provincia, è un problema di nazione, è un problema di universo mondo, ecco. Quindi io ringrazio anche Luciano per essere qui, ma diciamo, i forum lavorano a braccetto su tutte le tematiche, quindi ci sembra anche normale essere insieme oggi. Dopodiché passerei a voi, diciamo, la parola per qualche domanda, qualche considerazione che possa portare un contributo, diciamo, alla giornata. Grazie, Luciano. Sì, allora, molto brevemente, perché insomma in linea di massima le questioni sono quelle che ha già esposto Mario. Io sono il portavoce del forum provinciale del terzo settore, che in qualche modo racchiude in sé anche l'esperienza dei forum territoriali, che hanno la loro ovviamente specificità territoriale, ma che in senso più generale condividono le linee in modo particolare sui diritti delle fasce più deboli che il forum provinciale porta avanti ormai da diversi anni. La questione del bando di Melito ha una importanza provinciale e in realtà ha un'importanza regionale, ed è il motivo per cui in questo momento noi stiamo facendo di questa battaglia per il bando di Melito una battaglia, diciamo, dell'intero mondo del terzo settore. La questione infatti è legata a una scelta politica di fondo che in altre parti Italia sicuramente già è prassi e procedura operativa. In Calabria ci sembrava di essere riusciti finalmente a farla entrare nelle procedure utilizzabili da parte dei comuni, ma purtroppo ci accorgiamo, merito nell'esempio, che non sempre quella normativa viene rispettata, neanche da chi poi in realtà dovrebbe essere all'interno dei territori simbolo di garanzia di legalità, come nel caso di comuni commissariali. Mi spiego meglio, la Regione Calabria ha emanato una delibera, la numero 505, lo scorso anno, una delibera che ha fissato i criteri per in
individuare quelli che sono gli elementi principali per il cosiddetto accreditamento dei servizi domiciliari. Questo accreditamento è per noi la garanzia non solo della qualità del servizio da parte degli enti del terzo settore che poi vanno a svolgere effettivamente un servizio con le persone in difficoltà, ma soprattutto è garanzia di un altro principio costituzionale che evidentemente si ferma alle porte di tanti dei comuni della nostra provincia. Questo principio costituzionale si chiama libertà di scelta. La libertà di scelta dell'utente di potersi avvalere di questa o di quella organizzazione del terzo settore a secondo delle proprie convinzioni o delle proprie opinioni rispetto al tipo di servizio che questi enti riescono a prestare. Con un sistema di accreditamento che prevede la possibilità per gli enti del terzo settore di accreditarsi fissando dei requisiti di qualità ben precisi, c'è la possibilità per l'utente di scegliere l'erogatore. Quando non c'è un accreditamento, ma c'è un unico vincitore di un bando, non solo per vincere questo bando c'è il rischio che l'erogatore vada a fare dei ribassi che di fatto non consentano la qualità del servizio o peggio ancora che determinino poi lo sfruttamento degli operatori che vengono sottopagati, ma inoltre essendo un solo ente vincitore poi a quel punto chiunque si deve accontentare di quello che trova. Questa è per noi una violazione di un principio costituzionale, di un diritto preciso per gli utenti di avere qualità del servizio e libertà di scelta nell'erogatore che lo deve prestare. Aggiungo un'altra cosa, i servizi domiciliari sono da un lato il futuro delle politiche sociali in Italia, perché ormai è chiaro a tutti quanti servizio domiciliare e il servizio di prossimità è quel servizio che consente alle persone in difficoltà di mantenere la propria vita e la propria autonomia presso la propria abitazione. Guardate, io ho fatto per tanti anni il direttore amministrativo all'hospice di Reggio Calabria e ricordo che per quanto l'hospice fosse una struttura ed è una struttura di grande accoglienza nei confronti delle persone che vengono a vivere gli ultimi giorni della propria vita, tutti quanti ribadivano sempre che comunque casa propria è un'altra cosa. Allora è evidente che nel rispetto proprio della dignità delle persone riuscire a garantire il più possibile dei servizi al domicilio significa andare verso il cittadino e non il contrario. Tra l'altro sono meno costosi, oltre che garantire questa possibilità per il cittadino. Per cui noi puntiamo molto sui servizi domiciliari, però questi servizi domiciliari non possono essere sviliti nella loro dignità di servizi anche professionali, facendo delle gare a ribasso che di per sé è aberrante in generale, ma nel caso dei servizi domiciliari non è ancora di più. Considerate che proprio perché sono così importanti i servizi domiciliari al tempo stesso sono estremamente delicati, cioè qua si tratta di entrare nelle case delle persone, cioè non è che si tratta di andare a fare un servizio di massa o un servizio di carattere generale di informazione e di prevenzione, qua si tratta di entrare nella casa delle persone, di entrare nell'intimità delle persone, di gestire un'assistenza all'interno delle mura domestiche. Per questo noi riteniamo che che debbano essere garantite qualità e tempi giusti di erogazione e anche le giuste risorse. Ora, sotto questo punto di vista, noi abbiamo semplicemente chiesto al Comune di Merito Portosalvo, visto che non siamo stati coinvolti prima, il forum dell'area Grecanica non è stato invitato a ragionare prima del bando che è stato pubblicato, ma ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto. A quel punto noi abbiamo chiesto, signori, non è che abbiamo fatto chissà quali barricate sulla strada, abbiamo detto, signori, ragioniamo. A Reggio Calabria, cioè non a Milano o ad Aosta, a Reggio Calabria attualmente è aperta la procedura di accreditamento. Perché? Perché abbiamo avuto modo di sederci al tavolo con il Comune di Reggio Calabria, abbiamo ragionato su come fare, è stato emesso un bando, che non è un bando appunto, ma è una procedura di accreditamento che è tuttora aperta.
Che cosa ci voleva fare la stessa cosa anche a Merito Portosalvo? Perché i cittadini di Merito Portosalvo devono essere di serie B rispetto ai cittadini di Reggio Calabria o rispetto ai cittadini di Soverato dove c'è la stessa procedura o di Lamezia dove c'è la stessa procedura? Abbiamo chiesto semplicemente questo, in tempi non sospetti, quindi all'inizio, cioè inizio agosto, siamo al 29 di settembre quasi, la scadenza nuova, semplicemente per motivi tecnici, abbiamo chiesto, signori, fermiamoci un attimo, riscriviamo questa cosa e l'avremmo fatta in 7-8 giorni al massimo e ripartiamo con una procedura che garantisca i diritti. Ci è stato detto di no. A quel punto abbiamo detto, benissimo, non è possibile la procedura di accreditamento, troviamo una soluzione mediata, togliete perlomeno il ribasso. Ci è stato detto di no. Va bene, allora se il ribasso deve essere, quantomeno garantiamo i minimi tabellari, cioè garantiamo la possibilità agli operatori di avere il pagamento delle giuste spettanze e garantiamo soprattutto il numero corretto di utenti, che non debbano essere 180 ma debbano essere un massimo di 120. Anche su questo non abbiamo ricevuto risposta. Insomma, io credo che noi possiamo dividerci tranquillamente in due categorie. Ci sono le categorie dei sudditi e le categorie dei cittadini. Noi continuiamo a ritenere che anche nei comuni commissariati, anche in un territorio abbandonato dalle istituzioni come quello della provincia di Reggio Calabria, comunque continuiamo a piccarci del fatto di essere cittadini. Qua subito non è nessuno, per cui noi continueremo con la nostra battaglia, cercheremo in tutti i modi di fare sì che su questa cosa ci sia un passo indietro, ma voglio essere altrettanto chiaro e dire che se il comune non tornerà indietro, al di là delle procedure legali che cercheremo di attivare per bloccare questo bando, ammesso che questo sia possibile, sicuramente vigileremo giorno dopo giorno, perché chi vincerà questa gara, ammesso che ci sia qualcuno che partecipi a questa gara, perché non è neanche detto, chi vincerà questa gara dovrà garantire i minimi tabellari, i contratti corretti e la qualità del servizio. Noi su questo garantiremo una massima vigilanza e tutti gli strumenti possibili e immaginabili in ogni opportuna sede giudiziaria. Su questo io sono estremamente chiaro, poi chi dovrà si assumerà le proprie responsabilità. Io potrei cominciare già. Sì, assolutamente. C'è stata quindi una conferenza dei sindaci. Sì. Siete stati invitati a questa conferenza dei sindaci? No. Si è stato detto che non ci sono le condizioni per modificare questo bando da questa conferenza emersa, quindi secondo voi quali potrebbero essere le condizioni che non sussistono per modificarlo secondo questa conferenza? Secondo questa, dovrebbero dirlo loro, diciamo. Perché come ha ricordato Luciano, noi abbiamo attivato le nostre proposte quando veramente bastavano 7 giorni, come cose che a tutt'oggi bastano 7 giorni per poter provvedere alla rettifica. Io non ho idea, non saprei cosa risponderti, perché per quale motivo, diciamo, questa conferenza dei sindaci, che mi risulta non sia stata né molto partecipata, e sono state anche invitate componenti di parti sociali, quindi questo, diciamo, questo escludendo nei confronti del forum, veramente fa il paio con tutto quello che sta accadendo da diversi anni. Se ci fosse stato un ufficio del piano di zona a monte di questo bando, come c'è stato il bando precedente del 2012, molto probabilmente chi ci stava all'interno di questo ufficio del piano di zona avrebbe già indicato l'insostenibilità a monte e non a valle. Quindi noi, ecco, francamente non riusciamo a comprendere questa politica di esclusione nei confronti, diciamo, dei forum del terzo settore, perché realmente, diciamo, invece una politica di inclusione porterebbe, diciamo, dei vantaggi per la cittadinanza. Non ti so dire. La conferenza di oggi i sindaci sono stati invitati. Sì, sono stati invitati tutti i sindaci, diciamo. Faccio un inciso, la questione dei 7 giorni, tra virgolette, sarebbe teoricamente risolvibile anche ora, perché noi, viste le difficoltà che poneva il Comune nel modificare il bando e passare all'accreditamento, che ripetiamo, crediamo sia la strada migliore, ma in futuro ci auguriamo che questa cosa passerà, perché e qua io dico, prima o poi si uscirà da una fase di commissariamento, e anche su questo io ribadisco, come stiamo ribadendo in tutte le altre parti della provincia, compresa Reggio Calabria, chi si candida dovrà avere un quadro e una modalità diversa di operare rispetto alle politiche sociali.
e dovranno assumere degli impegni precisi, ma questo è un altro discorso futuribile. Al momento noi abbiamo scritto a fine agosto, se non ricordo male, chiedendo al Comune a questo punto, anzi no, a inizio agosto, chiedendo al Comune quantomeno di fissare un numero di utenti che fosse sostenibile rispetto alle risorse che sono in gioco e un tempo congruo, perché dovete sapere tra l'altro che attualmente il bando è anche irregolare sotto il profilo tecnico, perché nel capitolato prevede fino a un termine che dice il servizio deve essere erogato fino a 24 mesi, mentre il bando, quindi c'è il capitolato speciale e il bando dice 24 mesi. Allora questo lascia il campo a qualunque genere di possibilità, nel senso io presento per la gara un progetto basato su 12 mesi, un altro lo presenta su 14 o su 24 e allora noi abbiamo chiesto di fissare perlomeno sulla base di quello che è il massimo tabellare l'esatto periodo di tempo per cui il servizio, ma queste sono cose che non devono necessariamente implicare il ritiro del bando, cioè basta fare una modifica, cioè si risponde a una facca, io non lo so, ma non ci vuole nulla per fare un passaggio di questo genere, ma neanche questo, cioè la nostra lettera non ci è stata data risposta, cioè allora sotto questo punto di vista noi non possiamo in questo momento minimamente cedere. L'ultima cosa che vi chiedo di ricordare e di inserire, perché mi è stato chiesto, è intervenuta su questa questione anche la CISL, proprio perché c'è un aspetto, al di là del fatto che la CISL ovviamente interessa come noi al discorso più generale dei diritti, soprattutto le fasce deboli, ma c'è anche una questione legata propriamente al mondo del lavoro, cioè qua gli operatori, se dovessero mantenersi questi criteri, sarebbero sicuramente sottopagati se qualcuno partecipa, e lì io non ci sono dubbi. La CISL, che è intervenuta già con il Comune di Merito Porto Salvo, avrebbe dovuto essere presente alla conferenza stampa di oggi, mi ha mandato una mail dicendo che non riusciva, la CISL funzione pubblica stiamo parlando, quindi a livello provinciale della CISL, non è potuta essere presente nella persona di Luciana Giordano, ma ci ha tenuto a dire di in conferenza che la CISL è con il forum e che, ed è dall'inizio con il forum proprio per questi motivi che condivide appieno. Un'altra ultima cosa, ho finito. Ritornando al discorso dei due bandi tra Villa e Merito, guardando la disparità, cioè, di questi due bandi, tenendo conto che la stazione è unica, appaltante unica, no? E tenendo conto che, come è stato detto, l'ufficio di piano è da tempo che non si viene convocato, sulla base di che si dice 125 utenti, 180 utenti, 400.000 euro, 580.000 euro? Appunto della mancata convocazione dell'ufficio di piano, perché ripeto, se il distretto di Merito avesse proseguito l'opera virtuosa che in qualche modo era iniziata un decennio di anni fa rispetto al coinvolgimento degli attori sociali, quindi poi in forme garantite dalla legge, perché noi stiamo parlando dell'ufficio del piano di zona che è normato dalla 328, della regionale 23, quindi non stiamo parlando di, stiamo parlando nell'alveo della realtà. Sicuramente se ci fosse stato questo apporto tecnico in un ufficio del piano, se ci fosse stato un ufficio del piano, non sarebbe arrivati a questi errori macroscopici, perché a monte la situazione sarebbe stata risolta. Quindi io, la disparità con Villa è una disparità che ci salta agli occhi, che poniamo ovviamente a questo tavolo una questione, ecco, di semplificazione, no? In realtà loro si sono basati sui dati del vecchio bando del 2012, dove però, che era stato già sbagliato all'epoca, dove però, proprio perché c'era l'ufficio di piano, a seguito di una concertazione con il mondo del terzo settore, si era stabilito comunque di fissare in 120 il numero massimo di utenti, che era il massimo effettivamente, ma poi è anche il fabbisogno effettivo che c'è oggettivamente, no? Purtroppo loro hanno preso esclusivamente i dati del bando, ovviamente senza andare a verificare i vari passaggi che sono stati fatti con la concertazione dell'ufficio di piano, e quindi di conseguenza hanno creato questo errore macroscopico che incide in maniera quindi ci troviamo di fronte ad un bando che cioè palesa delle forti irregolarità, ci troviamo davanti a un bando che non è stato concertato con le parti sociali e con il forum del terzo settore, che rappresenta le organizzazioni di volontariato e le cooperative che
lavorano, gli enti che lavorano in questo senso, e il tutto è stato promulgato da una triade commissariale, sono dei prefetti inviati da Roma. E quindi qua c'è un problema di fondo. Se queste persone che dovrebbero rappresentare la legge in toto, perché sono dei prefetti inviati dal Ministero dell'Interno, fanno degli errori così macroscopici, significa che l'area grecanica è sotto scacco di tre persone inviate da Roma e che quindi i cittadini non hanno né voce in capitolo né come singoli e né tramite le organizzazioni che li rappresentano. Allora, noi come forum non facciamo differenza, per noi sono tutti ufficiali del governo. E come tutti gli ufficiali del governo, intanto diciamo, andiamo a chiarire un passaggio che volte striscia, che le commissioni prefettizie devono gestire l'ordinario. Sì, siamo d'accordo, devono gestire il nostro ordinario. Scusa. Allora, che cosa sono le politiche sociali? Qui il problema non è se a capo ci sta un prefetto piuttosto che un sindaco. Qui il problema è la visione che c'è in questo momento rispetto alle politiche sociali, perché se è vero è che da una decina d'anni ci sono stati dei tagli esponenziali, diciamo notevoli, ma è anche vero che è assolutamente assente la capacità di programmazione degli enti locali. Io non riesco a fare una differenza tra un sindaco, un assessore o un commissario prefettizio. Tutti hanno il preciso dovere di rispondere ai bisogni dei cittadini, tutti, e in particolare in questo caso dei cittadini fragili, perché qui stiamo parlando di persone anziane, e in un contesto che più volte abbiamo descritto, in un contesto dove l'isolamento è notevole, dove non esistono strade a volte, dove non esiste protezione sanitaria, dove c'è una sanità ecco debolissima, anche una sanità di prossimità quasi inesistente. Qui stiamo parlando di persone con disabilità. Di persone con disabilità, ma perché le persone con disabilità di merito piuttosto che di Bacalati, piuttosto che di Rovuti, non devono avere le stesse opportunità delle persone di Forlì piuttosto che di Ravenna? Qui se tagli ci sono stati per tutti, e allora il problema non è tanto il prefetto piuttosto che il sindaco, il problema è che qui bisogna programmare le politiche sociali, qui bisogna leggere i territori, bisogna dotarsi a costo zero di tutte le forze sociali che esistono, quali sono i forum, le consulte, l'abbiamo più volte detto, che hanno dei profili professionali elevatissimi al loro interno e sono esclusivamente gratuiti, economici, per il benessere di tutti. Quindi io direi che noi siamo sotto scacco, molto probabilmente, di una visione assolutamente superficiale dei bisogni sociali dell'area. E questo è noi dobbiamo assolutamente lottare, lo faremo noi come forum, lo faremo sempre e fino all'ultimo, per il ripristino dei diritti fondamentali dei cittadini, e ci sono cittadini purtroppo e cittadini. Il comune di Melito Porto Salvo è già commissariato da diversi mesi, anche nei mesi scorsi in cui il forum del terzo settore ha fatto sentire la propria voce all'interno del palazzo del municipio, questo non ha risposto prontamente come dovrebbe con una parte sociale quale è appunto, chiedo scusa per la ripetizione, del forum del terzo settore. Ne prendiamo atto e proseguiamo, diciamo, la nostra battaglia per i diritti dei cittadini, per i diritti dei cittadini. E ciò non avviene, e concludo, però, con comuni, e qui volevo tirare la palla, comuni che non sono commissariati. Cioè c'è una differenza di ascolto tra il comune con un prefetto, quindi c'è una differenza, e i comuni comuni con un'ordinaria amministrazione. Cioè che differenza ha riscontrato in questi mesi il forum dell'area grecanica e probabilmente anche il forum provinciale nel dialogare con gli enti regolari, quindi con delle amministrazioni comunali che sono regolarmente insediate, piuttosto che con comuni sciolti come nel nostro caso quasi tutti per infiltrazioni mafiose? Su questa cosa qui, che credo che sia un tema anche interessante, ci porterebbe lontano, perché io ci potrò, dico solo una cosa, anche perché noi abbiamo tra l'altro l'esperienza del comune capoluogo che è commissariato anche, non è che ora io personalmente ritengo, non solo io a dire il vero, che la legge sul commissariamento dei comuni sia una legge di fatto che vada modificata. Non è sbagliato il senso, ovviamente, perché intendiamoci, nel momento in cui si ravvisano delle irregolarità, e peggio ancora se queste irregolarità sono legate a connessioni con l'andrangheta o con la criminalità organizzata, è evidente che non è possibile non intervenire. Il problema qual è? È che spesso e volentieri all'interno dei comuni, spesso e volentieri, la legge impone che all'interno dei comuni vengano inviati dei prefetti o comunque delle
persone che hanno dei ruoli all'interno delle prefetture con dei compiti specifici che riguardano spesso e volentieri la gestione di situazioni di straordinaria emergenza. Guardiamo la situazione di Merito Portosalvo, guardiamo la situazione di Reggio Calabria. Reggio Calabria è il comune più grande che sia mai stato commissariato, no? Ovviamente che sia mai stato commissariato per continuità con l'Andrangheta. È evidente che ciò che non è riuscito a fare un consiglio comunale, una giunta comunale di un tot numero di persone, un sindaco con una situazione di tra virgolette serenità generale maggiore, è difficile che la possano fare tre persone che sono asserragliate, parlo del comune di Reggio, ma lo stesso si può dire tranquillamente per il comune di Merito, all'interno dei propri uffici sotto il fuoco incrociato di 50.000 problematiche. Ora, il problema è che probabilmente va modificata la legge per quanto riguarda la questione del commissariamento dei comuni. Poi le cose camminano sulle gambe e sulle braccia delle persone. Io vi posso garantire che ho avuto tante difficoltà con commissari di tanti comuni, ma ho avuto tante difficoltà anche con sindaci di tanti comuni. E viceversa. Qua dipende dalla visione, non dalla sensibilità, ma dalla visione istituzionale che hanno i soggetti di governo, siano essi eletti dal popolo, siano essi mandati da un governo centrale. Se la visione istituzionale è quella della sussidiarietà e quindi della capacità di leggere il territorio con i propri cittadini come risorsa e non come problema, allora secondo me c'è la possibilità di avere una interlocuzione pur mantenendosi i problemi, perché non è che poi l'interlocuzione risolve i problemi, aiuta nella risoluzione dei problemi. Ma se c'è una diciamo visione istituzionale di un territorio dall'alto verso il basso, comunque di un'istituzione, di uno Stato centrale e di un territorio che deve semplicemente rispondere, è evidente che c'è poco da fare, se sia un sindaco o un prefetto cambia poco. Se il bando, se qualche ditta si aggiudicherà il bando, visto detto che quel bando sarà a ribasso e questi lavoratori che andranno presso questi anziani saranno sottopagati, cioè, quanta voglia avranno di svolgere bene il loro lavoro? Se il bando passa, questo lo dico in maniera molto chiara, se il bando passa così com'è, se si partecipa, qualcuno se lo aggiudica per 24 mesi con questa cifra, pur non facendo l'impasso, cioè pur limitando da zero, noi siamo di gran lunga sotto i tabellari ministeriali, per cui io chiederò, noi come Formi chiederemo all'Ispettorato del Lavoro l'immediato intervento. Purtroppo sugli operatori sociali si sono fatte nel corso degli anni di tutto e di più, quindi se tu mi parli di motivazione, spesso e volentieri la motivazione è legata a delle scelte personali di vita che fanno gli operatori, però non è possibile. Se vanno, è ovvio che se venissero pagati con le normali tabelle, cioè è il loro lavoro normale, invece venendo sottopagati. Io inviterei anche a tenere presente una componente per questo tipo di bando, sotto il profilo tecnico, proprio operativo, esecutivo. Questo bando prevede l'attivazione dei servizi domiciliari svolti su doppio canale. Su doppio? Doppio canale. I servizi di governo della casa affidati a donne in difficoltà, quindi lavoro femminile, persone che vengono comunque da circuiti particolari di vita personale, familiare, una situazione anche particolarmente complicate e sensibili, mentre i servizi, chiamiamoli un attimino un po' un mezzo eufemismo, specialistici, richiedono invece personale qualificato, quantomeno operatori socio-assistenziali. Preoccupano entrambi i versanti, sotto il profilo dei minimi tabellari ovviamente preoccupa tutto. Quindi provo a immaginare l'investimento anche di aggregazione, di formazione in progress che deve fare l'aggiudicatore quando si trova ad avere uno staff composto per 180 utenti, teoricamente almeno da 25-30 persone, perché noi dobbiamo tenere in presente anche la dislocazione di tenere presente, fermo restando la capacità anche di raggiungere i cittadini affinché esprimano domande, qua c'è anche da ragionare, e pensiamo a territori come Roccaforte del Greco, come Paraladi, come San Lorenzo, territori anche distanti dal centro, quindi è un servizio molto delicato, un servizio domiciliare nell'area Grecani, che richiede veramente una capacità di tenere aggregato un gruppo, no?
come si fa a tenere aggregato un gruppo quando non lo si può pagare? Questa è una domanda. Che tipo di servizi non lo si può pagare adeguatamente? Che tipo di servizi verranno effettuati, diciamo, da persone che sono comunque frustrate sotto il profilo economico e retributivo? L'utente è corretto, ecco, io la faccio io, dovreste farla voi, la faccio io la domanda. Ma è corretto che un utente non sappia quando inizia un percorso che per molti è di liberazione, che non sappia quando finisce, che non sappia se dura 24, 12 mesi o 15 o 16 fino a concorrenza delle risorse? Che patto si può stabilire con l'utente poi in sede esecutiva rispetto alla durata del servizio? Ecco, allora gli utenti, non erano gli utenti, ma ci sono storie, ci sono persone, ci sono bisogni veramente, ecco, per chi conosce e legge il territorio, anche un pochettino un profilo tecnico, viene anche facile dirlo, ci sono veramente situazioni gravissime, gravissime, dove veramente non si può scherzare e dire quando finiranno i soldi si fermerà il servizio. Sì, questo mi dispiace, diciamo, è una cosa, ecco, che noi non accettiamo, non si può stabilire un patto con una famiglia a quando finiranno i soldi. Dunque potremmo dire che l'assistenza non sarà a livello? Ci sono tutte le caratteristiche affinché non sia l'assistenza adeguata. Se i criteri sono questi e se vengono giudicati con questi criteri, è evidente che ci sono ottime probabilità che l'assistenza non sarà a livello. Noi ci auguriamo che alla fine verrà giudicato con un periodo di tempo congruo, con un numero di utenti congruo, però io non lo so, cioè, quello che sarà. Bene, l'approfondimento di Dentro la Notizia del TG Melito finisce qui. Appuntamento con i prossimi approfondimenti nelle seguenti edizioni. Grazie per averci seguito ed un buon proseguimento con la programmazione di Telemelito e Telebova Marina. Arrivederci.